su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio. Oggi, cara Silvia, quale tema vogliamo affrontare insieme? Allora, oggi parleremo di frutta. Frutta perché ovviamente adesso inizia il periodo della bella stagione, c'è la frutta estiva, frutta buona, ma non di frutta in generale, ma in quale momento della giornata mangiarla, ovvero la fatidica domanda: posso mangiare la frutta a fine pasto? Perché spesso molti pazienti mi dicono: io se non mangio un pezzo, anche uno spicchio di mela, ho l'idea di non aver chiuso il pasto, è come se mi mancasse qualcosa, e poi durante il giorno magari vado sempre alla ricerca di dolce perché appunto mi manca quel fine pasto che è come se fosse una coccola. Quindi sicuramente inserire la frutta a fine pasto spesso rappresenta proprio un momento di appagamento e un momento dolce, ok? Non è una regola che va bene per tutti, ma è noto che, ad esempio, tanti frutti ricchi di vitamina C migliorano l'assorbimento del ferro di origine vegetali. Quindi questo può essere anche un abbinamento funzionale, un ottimo stratagemma per i vegetariani e non solo, perché, ad esempio, faccio un esempio di abbinamento funzionale, potrebbe essere, abbinare degli spinaci con della scorza di limone o anche delle fragole, che sono ricchissime di vitamina C. La vitamina C contenuta nel limone e delle fragole ci aiuta ad assorbire meglio il ferro dei vegetali, perché sappiamo che il ferro dei vegetali rispetto al ferro animale è meno assorbibile e altamente termolabile. Quindi che succede? Che se magari le verdure le cuciniamo troppo, oppure si tratta di verdure fresche che lasciamo tanti giorni in frigo e magari iniziano ad ossidarsi, perdono gli oligoelementi, quindi le vitamine e i minerali. Questi abbinamenti, quindi di vitamina C contenuta nella frutta, rende appunto l'assorbimento del ferro maggiore quasi del 100%, per cui è un abbinamento davvero funzionale, soprattutto anche per chi ha carenze di ferro e non solo per i vegetariani. Così come magari bisogna evitare, adesso non c'entra nulla col discorso frutta, però ci sono e lo dico, l'abbinamento con alimenti ricchi di ferro e calcio, tipo mettere la mozzarella negli spinaci non è corretto, perché poi il calcio che contiene appunto il latte della mozzarella va ad avere un effetto chelante sul ferro dei vegetali. Quindi in quel caso dice: vabbè, mangio tanti spinaci con la mozzarella così magari mio figlio fa il carico di ferro. In realtà quell'abbinamento non permette per niente l'assorbimento di ferro. Quindi ribadisco che magari la frutta impostata in un pasto funzionale ha senso, così come per chi come dicevo prima è un amante della frutta a fine pasto, perché è come se fosse un momento dolce. Ovviamente non è consigliato per tutti. Quando non è consigliato? Sicuramente in caso di colon irritabile, disbiosi o cattiva digestione potrebbe essere un problema, perché aggiungere altre fibre e zuccheri dopo che la digestione è già avviata potrebbe creare una fermentazione ulteriore e disturbi intestinali. Stessa cosa in caso di diabete: è buona cosa evitare la frutta dopo un pasto che contiene già carboidrati. Quindi diciamo che va bene, non per tutti, sempre con alcuni accorgimenti, e quello che consiglio è magari di prediligere frutti poco zuccherini come agrumi, more, mirtilli, ribes o anche kiwi, che sono meno dolci e hanno effetti più funzionali per il nostro organismo. Ecco Silvia, uno di quegli abbinamenti che tanto amano gli italiani, adesso sicuramente ti verrà in mente, è l'insalata di finocchi con le arance. Esatto. Potrebbe andare bene questo abbinamento? Questo abbinamento va benissimo come effetto drenante. I finocchi ovviamente non sono delle verdure che sono particolarmente ricche di ferro, però diciamo che in quel caso, abbinando un piatto di carne, perché ad esempio della carne rossa, riusciamo comunque a sfruttare di più l'assorbimento del ferro, perché non solo ci migliora l'assorbimento del ferro dei vegetali, ma anche delle proteine animali. Quindi se vi fate un barbecue, magari conditelo invece di mangiare i fritti, magari le patatine fritte, con finocchi e un'insalata di finocchi e arance, e uniamo l'utile al dilettevole. Esatto.
Sì, in autunno diciamo che è uno degli abbinamenti più gettonati, quando ci sono i finocchi freschi e appunto gli agrumi di stagione, però ecco anche d'estate, se pensiamo alla classica insalatina di prosciutto, melone e valeriana, quindi possiamo veramente fare degli abbinamenti carini, buoni e soprattutto utili per il nostro corpo. Oh, molto bene, molto bene. Silvia, prima di chiudere, siccome io non conosco le stagionalità, ecco, siamo arrivati a giugno, sì. Quali frutta e quali verdure anche ci consigli? Beh, vabbè, ho pubblicato proprio ieri un post, io ogni inizio mese appunto mi dedico un post per la frutta e la verdura di stagione sui miei canali social, quindi vi invito ad andare ad approfondire quel post per gli amanti appunto come te della stagionalità. E vabbè, adesso via libera per quanto riguarda la verdura, zucchine, melanzane, peperoni, pomodori. Quindi sfruttiamo veramente quello che la terra ci offre, e come frutta, la frutta estiva inizia adesso, il melone, le pesche, le albicocche, le ciliegie, le fragole, per cui veramente possiamo spaziare tanto tanto di più rispetto alla solita frutta invernale, che diciamo è un pochino più triste, però questo ci offre la natura. Bene, quindi andate negli scaffali dei supermercati, no scherzo, andate dal fruttivendolo, comprate la frutta dal fruttivendolo. Bravo. Perché è la cosa migliore che potete fare, sperando a questo punto di non trovare più le zucchine e i peperoni a 3 euro 4 euro al chilo. Diciamo che il rincaro è generale, però magari ecco, meglio mangiare poco e di qualità, io dico sempre, quindi anche se c'è quell'euro in più, investiamolo a fin di bene. Benissimo, Silvia, grazie mille per essere stata con noi. Su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tillio.